Vini da mare a San Lorenzo al mare, qui c'è ovviamente anche il bicchiere, la cartina per non sbagliare, non perdersi e seguire tutto il percorso di degustazioni, accompagnati anche dai sommelier, l'assessore Enzo Mazzarese del comune di San Lorenzo. Allora, un'altra serata all'insegna del vino, dei prodotti tipici di una San Lorenzo che vuole vivere e mettersi a disposizione dei turisti ma anche di tanti residenti appassionati. Sì, anche quest'anno per l'11° anno riproponiamo questa manifestazione che è partita così con pochi amici e adesso abbiamo già raggiunto un numero considerevole di bicchieri che quest'anno abbiamo sempre aumentato, contiamo di aumentare ancora. Quest'anno, come tutti gli anni, proponiamo delle novità. Quest'anno abbiamo il Moscatello di Taggia per aperitivo, che l'associazione del Moscatello di Taggia sta facendo assaggiare a tutti i partecipanti. Poi lungo il percorso che si sviluppa ci sono degli assaggi, ci sono le penne al pesto tanto per accompagnare e poi abbiamo le nostre DOC tipiche della nostra provincia, che sono in ordine, abbiamo il Vermentino, il Pigato, il Rossese e l'Ormeasco, e c'è anche un banco di rosato dove possiamo trovare lo Chacetra e anche il rosato del Rossese, che sono fatti sono fatti assaggiare dai sommelier dell'AIS, che anche quest'anno ci hanno dato la loro collaborazione. E lungo il percorso ci sono anche vari gruppi che fanno, cioè abbiamo il jazz, musica anni 70 e musica folcloristica con i Brutti Ma Boys, quindi la gente può degustare il nostro vino tipico e sentire della buona musica. L'Associazione Italiana Sommelier, qui c'è Ezio Bergamini che segue come responsabile un po' tutto questo evento, siete in tanti con i delegati presenti, allora degustazioni guidate ma anche consigli, suggerimenti ai turisti, ai residenti, ai curiosi? Sicuramente sì, è una manifestazione importante, qui per San Lorenzo al Mare è già alcuni anni che viene svolta e copre un'importanza non indifferente. Ci sono alcuni punti per le degustazioni che parte con il Moscatello di Taggia, poi con il Vermentino, Pigato, il Rosato, Ormeasco e Rossese, quindi sono sei degustazioni che ad ogni punto di degustazione c'è uno o due sommelier a seconda delle situazioni che può spiegare, che può elencare quelle che sono le caratteristiche o i vari abbinamenti con i vari vini. Poi facciamo delle degustazioni guidate che partono dalle ore 21 e quest'anno faremo una degustazione guidata Augusto Manfredi, che era l'ex delegato, io farò servizio in quella degustazione con il Pigato, a seguire il Moscatello di Taggia, che è uno degli ultimi vini riscoperti ma che è tra i più vecchi vini comunque della Liguria e non solo, è stato riscoperto pochi anni fa e adesso dobbiamo dargli ovviamente l'importanza che questo vino merita.